questa ripartenza deve essere associata alla giustizia, perché sarà la giustizia a farci capire che quella tragedia ha creato veramente una modificazione nell'ideologia nazionale. Un parco non è diverso ai discorsi, ai bei discorsi, cioè se non ha veramente un'idea alla base genuina, non è nulla. Qui l'idea genuina sarà la giustizia. Per quale motivo la giustizia? Perché sarà quella che ci permetterà di credere nuovamente nelle istituzioni. Naturalmente la tragedia del Ponte Morandi ha attratto l'attenzione di tutto il mondo, quindi questo a sua volta ha invogliato le istituzioni a creare un qualcosa di diverso. Ma quella giustizia non si è ancora creata, ci stiamo ancora lavorando tanto. Infatti arrivare al terzo anno non è stato semplice, perché è stato dietro c'è stato un lavoro arduo per arrivare alla verità. Ripeto, siamo arrivati alla verità, cioè sappiamo già, grazie al lavoro della procura, grazie al lavoro degli inquirenti, cos'è realmente accaduto il 14 d'agosto del 2018. Sappiamo che il Ponte Morandi è crollato per incuria, per corrosione, una struttura che era altamente corrosa. Basti ricordare che dei 464 trefoli che sono stati controllati, soltanto in 5 non erano corrosi. Era una struttura che non ce la faceva più a reggere in piedi, è stata una struttura che è crollata in un momento specifico, però forse in quel momento si sono salvati in tanti, proprio perché nel momento pioveva, nel momento in tanti vedendo la situazione. Pullman di turisti e quant'altro. Esatto, ma questo non modifica la situazione. Per quale motivo? Perché queste persone, chi doveva tutelare, chi doveva sorvegliare sull'infrastruttura, ha preferito giocare con la vita di coloro che la transitavano. Ricordo che era dal 2013 che il Ponte Morandi era classificato come a rischio crollo per ritardi nelle manutenzioni. Nel 2010 parlavano del fatto che i tiranti dovevano essere rinforzati e i lavori non sono mai stati eseguiti. Nel 2017 parlavano apertamente del fatto che il ponte sarebbe caduto. Cioè, questo è terribile da digerire, perché col passare dei mesi, delle settimane, degli anni arrivano tanti elementi con i quali bisogna convivere, tanti elementi che ti fanno capire che è stato veramente un atto terroristico, è stato veramente un atto terroristico dovuto all'incapacità. Incapacità che era voluta, perché tramite questa incapacità riuscivano ad ottenere tanti benefici. Questo è terribile per me, che ho perso un fratello, è terribile per chiunque ha transitato queste strutture, perché per diversi anni... Si è salvato per pochi secondi. Senti, ti chiedo in conclusione davvero questo. Dalle parole del ministro Cartabia questa mattina, che cosa hai tirato fuori? Allora, io onestamente, io credo nella giustizia, credo tanto nella magistratura italiana, ma ora devono essere i fatti a parlare. Per quale motivo? Perché ancora esiste un accordo fra CDP e Atlantia che deve essere modificato. Queste persone hanno giocato con la nostra vita, con la sicurezza nazionale, non possono essere premiate. E la giustizia ora passa dai tribunali. È vero che a tante persone creava molto panico questo nuovo progetto che andava a modificare la visione dei processi. A noi non ci riguarda, la faccenda del Ponte Morandi è così grave che non può essere lasciata indietro, non può essere dimenticata, anzi la tragedia del Ponte Morandi è stata così devastante che ancora oggi trova la maniera di farsi scoprire, farsi osservare.